Dai quaderni di Maria Valtorta, 16 marzo 1944, seconda parte. Un'altra cosa ho detto al tuo spirito e il tuo spirito non ha potuto farlo scrivere alla tua carne sfinita e te la ripeto. In tutto questo mio insegnamento non vi è lezione o visione data senza che io segua un mio disegno educativo che voi non comprendete o comprendete in ritardo e parzialmente. Se meditaste con lucidità di intuizione, vedreste che le lezioni che vi do con i dettagli o con le contemplazioni del portavoce sono sempre in rapporto con eventi prossimi a venire. Faccio così per darvi soprannaturale aiuto. Queste pagine, dato che il mondo non si imbesti completamente, faranno molto bene alle anime anche in futuro, perché contengono insegnamenti di scienza eterna. Ma per voi viventi in quest'ora fatale sono anche una guida e un conforto per le ore che vivete. Anche voi, come i primi cristiani di Paolo, siete divenuti un po' deboli nell'intendere e avete ancora di nuovo bisogno che vi insegnino i primi rudimenti della parola di Dio, ridotti ad avere bisogno di latte e non di solido cibo. Bambini siete tornati, ma non per l'innocenza e la semplicità, non per la fede sicura, ma per la vostra incapacità di camminare nella fede e di comprendere le sue verità. Siete tanto retrocessi. Le parole della giustizia non sono che suono che percuote il vostro orecchio e talora neppure lo percepite, non ne fate cibo di vita. Non ne potete fare perché non lo assimilate. Il vostro spirito, per un colpevole vostro indifferentismo, per una colpevole vostra simpatia con la colpa, è colpito da infantilismo e non ha più quel succo che lo rende capace di fare del cibo robusto degli adulti nella fede il suo nutrimento. O non avete religione, o avete una religione fatta di coreografie di pratiche e di sentimentalismo. Ma lo sapete che vuol dire religione? Vuol dire seguire Dio e la sua legge, non solo cantare dei begli inni, fare delle belle processioni, delle belle funzioni, andare a prediche eleganti, essere il membro A o B della tale associazione. Tutte cose che vellicano il vostro sentimento e nulla più. Religione vuol dire dell'uomo animale fare l'uomo semidio. Occorre annullare attraverso la religione l'animalità nelle sue svariate forme che vanno dalla carne al pensiero, giù la gola, giù la lussuria, via l'avarizia, abbasso l'accidia, sia uccisa la menzogna e la superbia. Siate casti, caritatevoli, umili, onesti, siate insomma come Dio vuole, come io vi ho insegnato ad essere. Allora sarete adulti nella religione, nella fede, sarete uomini fatti aventi dalla pratica addestrate le facoltà al discernimento del bene e del male. È per questo che io, lasciando da parte l'insegnamento elementare, vengo ad istruirvi sul più perfetto, perché voglio portarvi ad esso. Sarete pochi coloro che hanno fame di giustizia, fame di verità, fame di sapienza. Ma per questi miei benedetti io do un pane che li aiuta a meglio gustare l'altro pane che sono io, Eucaristia. Anche nella mia vita pubblica ho fatto precedere il pane della parola al pane del sacramento. È sempre quello che deve preparare a questo. La Chiesa docente c'è per questo, per perpetuare il mio ministero di maestro e farvi capaci di trarre dal sacramento il massimo del potere vitale. Guai però a coloro che, dopo essere stati illuminati, preferiscono tornare nelle tenebre. Guai a quelli che, dopo aver gustato questo cibo celeste, preferiscono i bocconi di Satana. Guai a quelli
che dopo essere stati fatti coscienti del vero dallo Spirito Santo, tornano bruti, profanando se stessi. Non è possibile che precipitati tornino a penitenza. Perché se io tanto perdono la debolezza dell'uomo, sono inesorabile per chi vuole rimanere nel male dopo aver eletto il male per suore spontaneamente. E voi, ai quali do a gustare la dolcezza della parola di Dio, che si effonde nuovamente per sopperire a troppa mutezza sacerdotale e troppa cenere tiepida laddove dovrebbe essere fuoco vivo, che si effonde per neutralizzare nei miei discepoli novelli il veleno di Satana che circola sulla terra, voi ai quali sollevo veli sui segreti del mio giorno di uomo e sui misteri del secolo futuro, siete degni del dono. Divenite spighe granite e non arida paglia pronta nel fuoco, spighe per il grano eterno. O gioia di essere fuori dal mondo, gioia di essere dove è Dio. Quando esalato lo Spirito, io ho potuto tornare a vedere il Padre. Ho gustato una beatitudine come da eternità mai avevo gustata. Ed essa perdura perché so ora cosa vuol dire essere separato dal cielo, da Dio. Tutte le esperienze ho patito in me per potervi difendere presso l'Altissimo. Ma in verità vi dico che la mia stessa beatitudine sarà la vostra quando sarete qui, fuori dall'esilio, con me, presso il Padre, nella patria dell'amore, dell'amore figli, laddove non è più odio e delitto, più pianto e terrore. Anche oggi ci fermiamo. Ci sarà probabilmente anche una terza parte, perché non è ancora finito il capitolo, un pochino più breve, sì, che è dedicato poi alla vita di clausura. Allora, in questa seconda sezione molto bella, ecco, il Signore anzitutto ci ricorda la differenza che c'è tra il bambino evangelico e il bambino che era ridiventato il genere umano, secondo la sua lettura, negli anni 40. Figuriamoci 80 anni dopo, ce l'ha detto come siamo diventati 80 anni dopo, ma molto peggio che bambini in senso non evangelico. Poi lo vedremo. I bambini nel senso evangelico, ricordiamo quando Gesù dice se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli, chi sono? Sono quelli che sono tornati innocenti, semplici e con fede sicura. Il bambino è l'innocente per antonomasia, il bambino non si complica troppo la vita con le lucubrazioni che non è neanche in grado di fare. E il bambino crede a tutto quello che gli dicono papà e mamma, quindi è simbolo della fede. Però il bambino è anche incapace di camminare, non è corporeo, e tantomeno è incapace di comprendere la verità, perché ancora non ha un uso pieno dell'intelligenza. Chiaro che quando Gesù si riferisce a diventare bambino non si riferisce a questi due ultimi aspetti, ma ai primi. E invece la generazione a cui si rivolge è retrocessa, dice Gesù, passata quindi da una fede adulta ad una fede tornata bambina che ha di nuovo, come dice San Paolo, questo lo scrive lui nelle sue lettere, bisogno di latte e non più in grado di gustare il cibo solido. Ecco, dopodiché passa a descrivere che cos'è la religione con la R maiuscola, quindi non la virtù della religione che era prima la principale manifestazione della virtù cardinale della giustizia, cioè quello che regola il nostro rendere a Dio ciò che è di Dio, ma parla evidentemente della religione cattolica o, se preferiamo, della fede cattolica. E dice subito: o non ce l'avete più, o l'avete ridotta a coreografie di pratiche e sentimentalismo. Fenomeni questi tra i pochi, diciamo così, residuati di cattolici ancora praticanti, non ancora del tutto sopiti, specialmente in realtà, in certi tipi di realtà. Gesù dice fondamentalmente tre cose
che avere fede significa, uno, seguire Dio e la sua legge, e non semplicemente andare alla processione, partecipare alla funzione, oppure, questa è una cosa tipica del nostro mondo, partecipare al gruppo A o al gruppo B. Io sono anni che sto fuori di queste dinamiche, essendo diventato sacerdote, ma quando ero giovane ho avuto modo di stare a contatto in parrocchia con i gruppi ecclesiali, con i movimenti ecclesiali, c'era una commedia che non finiva mai, io sono questo, io sono quello, io sono meglio, io sono quest'altro, eccetera, no? Proprio ascoltando queste parole di Gesù sono immediatamente tornato indietro col pensiero a queste cose. E poi Gesù dice, avere la fede significa che l'animale diventa non soltanto un uomo, ma un uomo semidio, cominciando a distruggere l'animalità, quindi dell'uomo animale, in tutte le sue forme, e si parte dai vizi che hanno a che fare con la carne, la guerra e la lussuria, e poi l'avarizia, la cibia, la menzogna e la superbia. A questo proposito, insomma, l'ho già accennato, insomma, se Dio vuole lunedì prossimo vorrei cominciare un nuovo ciclo di catechesi che approfondisce proprio queste tematiche, proprio dei vizi e delle virtù, in modo tale che impariamo, se il Signore ci aiuta, a conoscere anzitutto quali sono i vizi e le virtù, perché i vizi vanno debellati, e le erbacce vanno strappate, vanno combattuti, non se ne vanno da soli i vizi. E le virtù vanno alimentate, noi ce le abbiamo avute tutte quante infuse le virtù con il sacramento del battesimo. Ecco, quindi se non ci abbiamo più la grazia bisogna recuperarla in modo tale che le virtù tornino ad essere presenti almeno in fase incipiente, ma le virtù rimangono piccole se non vengono esercitate, se non vengono potenziate, se non vengono alimentate. E tutte queste cose le dobbiamo sapere, poi lo dobbiamo certamente mettere in pratica, però anzitutto lo dobbiamo sapere, dobbiamo saper riconoscere anche in noi quali sono gli atti dei vizi e quali quelli delle virtù. Se il Signore ci aiuterà, cercheremo di fare questo percorso. E poi infine parla di una frase molto di moda e molto malamente usata negli ultimi anni, che sono gli adulti nella religione o nella fede, che non sono i cattolici adulti di cui si parlava in certi ambienti ultra progressisti, cioè il cattolico adulto secondo quella gente è quello che sì, è diventato maturo e quindi su tante cose può tranquillamente riservarsi una facoltà di giudizio autonomo senza dover fare il bambino che dipende dalla Chiesa, dal suo magistero. Quindi questo certamente non è il senso che gli dà Gesù. Gesù dice che un adulto nella fede, chi ha le facoltà addestrate al discernimento del bene e del male. Spettacolare. Facoltà addestrate al discernimento del bene e del male. Questo è un adulto nella fede. Una persona che ha imparato a governarsi e quindi a indirizzare il proprio cammino verso la santità, fuggendo il male perché lo sa riconoscere, e lo fugge e lo combatte. Ecco, infine, l'ultima cosa che abbiamo visto è purtroppo il check-up che Gesù li faceva in maniera teorica, però purtroppo è esattamente ciò in cui ci troviamo adesso. Dice, guai a coloro che dopo essere stati illuminati preferiscono tornare nelle tenebre. La nostra pseudo civiltà in cui stiamo vivendo adesso è esattamente questa. Noi siamo in tempi di apostasia. Apostasia non significa soltanto fare riferimento a una certa crisi che ormai da diverso tempo serpeggia nella Chiesa. Apostasia significa letteralmente aver rifiutato la santa fede cattolica, averla scacciata via, averla estromessa.
questo ormai non è un pio pensiero o una lettura opinabile della storia. Questo è quello che è successo in Italia, non solo in Italia, in Europa e non solo in Europa, in tutti quanti i paesi di vecchia evangelizzazione, che hanno fatto delle cose che sono completamente lontane dalla fede, con l'aggravante che mentre un tempo c'era l'ignoranza dei pagani, e no, qui gli illuminati hanno buttato alle ortiche 2000 anni di cristianesimo, scientemente, volontariamente. Molti che avevano gustato il cibo celeste, continua Gesù, dopo averlo fatto preferiscono i bocconi di Satana. Dopo essere stati coscientizzati, quindi ammaestrati nella verità dallo Spirito Santo, tornano bruti, profanando se stessi. Basta guardare in giro lo spettacolo stomachevole che fa venire il vomito, ecco, proprio del dilagare folle, ecco, dell'impurità e della lussuria in tutte le salse, forme e manifestazioni possibili che stanno raggiungendo. C'era quella frase di Benedetto XVI che riferiva alla liturgia: abusi al limite del sopportabile. Qui su questa, ma siamo andati molto al di là del sopportabile, si vedono delle cose che, e non soltanto si vedono, attenzione, non solo si vedono, perché se si vedono e l'opinione pubblica ne fosse, come dire, nauseata e scandalizzata, pure, no? Si vedono e vengono trasmesse, fatte passare come cose assolutamente normali, lecite, giuste, anzi che dovrebbero anche essere benedette, prima legalizzate e poi benedette possibilmente anche da Santa Madre Chiesa. Questa è, cioè, non è fantasia, questa è la realtà che stiamo vivendo, purtroppo. E attenzione, verso le persone che hanno fatto questa cosa, Gesù dice una cosa molto seria: non è possibile che precipitato tornino a penitenza. Perché questa dinamica che ha descritto somiglia molto a uno dei brutti peccati contro lo Spirito Santo, che è l'impugnazione della verità conosciuta. Cioè, il Signore è molto misericordioso, moltissimo, con chi pecca per ignoranza. Sappiamo dalla teologia morale che perché una cosa ci sia imputata come peccato, non lo dobbiamo sapere che era peccato, perché se non lo sappiamo è un male oggettivo, ma non ci verrà imputato come peccato. Ma quando una civiltà, avendo saputo, ma chi è che anche oggi ignora che la Chiesa insegna che non si possono avere rapporti prematrimoniali? Io non credo che in Italia qualcuno non sappia questa cosa, non la sappia per niente, ma i rapporti prematrimoniali ce l'hanno quasi tutti. Quindi lei dice: ah, non lo sapevo, io, sai, io ai tempi del paganesimo, cioè che vado a pensare a queste cose? Il massimo concetto che posso interiorizzare è che se sto con una persona le devo essere fedele, almeno fino a quando sto con lei, oppure non farle violenza. Fatto questo, cioè, ma prematrimoniali, postmatrimoniali, ma che è sta roba? Questa è una cosa che è venuta con il cristianesimo e c'è una spiegazione, ma adesso è stata calpestata, ma è stata calpestata non per ignoranza, ma perché è stata fatta la rivoluzione sessuale, in cui stavo detto basta, non ne vogliamo sentire più queste cose, siamo liberi, facciamo quello che vogliamo, decidiamo noi che fare, quando, come, dove, con chi e perché. Gesù dice parole di fuoco: se io tanto perdono la debolezza dell'uomo, quindi un uomo debole e poverino non sa distinguere il bene dal male, magari si mette in un mare di fango, ma senza essersi nemmeno reso perfettamente conto, perdona questa debolezza, ma sono inesorabile per chi vuole rimanere del male dopo aver eletto il male per suore spontaneamente.
questi faranno i conti con la sua giustizia, ma la Sacra Scrittura è piena di questa roba. Questo è l'uomo empio, non è il poveraccio, quindi il peccatore, il disgraziato, come si legge nel libro di Giona, no? Che non sa distinguere la destra dalla sinistra. No, no, questo è l'empio. L'empio è quello lì che ha scelto di non essere pio. Empio significa letteralmente non pio, quindi grande peccatore, ma non per debolezza, ma per malizia cosciente. E chi si mette in queste condizioni c'ha poco da sperare nella Divina Misericordia, e c'ha molto da aspettarsi dalla Divina Giustizia. Ecco, quindi mi raccomando, facciamo in modo di almeno noi, ecco, di rimanere fedeli al Signore e di pregare, che noi non possiamo saperle tante cose, ma che tutto quello che è salvabile, e dobbiamo certamente augurarci e sperare che ce ne sia tanto anche nel mondo in cui stiamo vivendo, sia raggiunto dalla grazia di Dio. Noi preghiamo per la conversione di tutti, ma sapendo bene che gli inconvertibili, che solo Dio conosce, inconvertibili non perché Dio non vuole usare le misericordie, ma per la durezza del cuore in cui sono caduti a causa della malizia, se la dovranno vedere con la Divina Giustizia, e è giusto che sia così, anche perché in questo modo coloro che adesso devono sopportare le loro angherie e soprusi, un giorno siano liberati.